Ciao a tutti, popolo del tubo, buona domenica ed eccoci nel consueto appuntamento con il Robby Mello 81 Mod News. Oggi, se io dovessi basarmi solo sul mod hub ufficiale, e solo sulla console, solo sul mod hub ufficiale, ma anche per PC, veramente il video durerebbe 30 secondi, perché alla Giants sono metà sono in ferie e metà sono al Gamescom, e l'altra metà, sono tre metà, l'altra metà sta testando appunto la season per mandarla su console e stanno testando il DLC, quindi praticamente è rimasto poco e niente di personale ad occuparsi delle mod. E infatti questa settimana è uscito pochissimo e questa settimana che verrà uscirà ancora di meno, ragazzi, ancora di meno. Quindi che vi devo dire, raga? Pazientate, soprattutto agli amici per console, perché gli amici di PC adesso, come vedremo, oggi avranno una puntata molto succosa, perché è sugli altri siti, sui siti esterni, mentre sul mod hub ufficiale fanno le ninne, e qua invece la community è molto attiva. Ma una cosa per volta, e andiamo a vedere. Cominciamo con le console, anzi, il mod hub ufficiale questa settimana ha fatto uscire le stesse mod sia su console sia su PC, quindi vediamo proprio il mod hub ufficiale e basta, insomma. Allora, che cosa è uscito di buono? Di buono, ragazzi, è uscito un update del Forte 40 Pack, questa solita benna, e poi questa mod è qui, che praticamente c'è poco da dire, è una copia della mod che avevo fatto io, cioè quella della calce, del fertilizzante, dei pallet, solo che loro ci hanno aggiunto anche il cibo dei cavalli, il cibo dei maiali, il cibo delle galline, e hanno marchiato Pioneer anche i semi fertilizzanti. Però insomma, ecco, non perché hanno preso spunto dalla mia mod, però insomma, voglio dire, secondo me non è che porta molto di nuovo al gioco. Poi ci sono stati vari update, un carro, l'ennesimo carro, update della PGR Sleeve Room, no? E poi c'è stato il Farm Building Pack, questo pack che ho presentato, potete vedere il test mod sul mio canale, che contiene appunto delle stalle, ma solo quella delle mucche, insomma, è accettabile, perché addirittura quella dei polli e quella dei maiali non fanno comparire né i polli né i maiali, ragazzi. Quindi voi vi vedete soltanto questa stalla qua, eccola, all'esterno, in cui mettete da magnà, però non vedete niente, né polli né maiali. Diciamo, lascia molto a desiderare la cosa. Mentre per quanto riguarda gli altri posizionabili, c'è uno storage per il liquame, c'è una bella stallina per le mucche, e c'è questa casettina qua che praticamente voi ci buttate dentro cippato e vi dà soldi, insomma, una mod così. Così. Allora, poi andando avanti c'è uno storage qua, un capanno, e un cosino per il cibo dei maiali. Finito, ragazzi, questa è stata una settimana veramente orribile e terribile per quanto riguarda il modding. Poi volevo informarvi che mi sono state mandate dietro le TX, la serie TX che molti aspettavano, dicendo, mi hanno detto che praticamente le mie modifiche non apportavano nulla di così significante alla loro mod già esistente da meritarsi un posto nel mod hub ufficiale, mentre ovviamente loro fanno così, no? Cambiano, non hanno un regolamento chiaro e preciso che va sempre così, che va sempre rispettato, che nessuno può toccare. Loro hanno sempre queste cose un po', come si può dire, interpretabili, perché chi l'ha detto che non portava migliorie quel pack? Quel pack aveva le decals, aveva 4 modelli, 4 configurazioni motore, 4 configurazioni serbatoio, insomma, ne aveva. Poi mi viene da dire, allora che cosa avevano in più il pack delle Ideal, quelle colorate? Cioè, mi viene veramente da dire così. Forse, che vi dico, i signori Giants trovano più utile questa o questa, o questa, il nano da giardino? Vabbè, fatto sta, ragazzi, che passiamo direttamente al mod hub US, e quindi ovviamente solo al PC, appunto, iniziamo con le mie New Holland TX Series, che, non sapendo come farle arrivare alla community, ai miei abbonati l'ho fatta arrivare qualche ora prima, ma comunque
l'ho fatta arrivare alla community perlomeno del PC in questo modo, l'ho caricata su Motab OS. Tra l'altro non mi sono trovato bene su Motab OS, perché una volta che fai un account non puoi cancellarlo, hanno un servizio, diciamo, la comunicazione con gli utenti scarsissimo, ho mandato una mail, non mi hanno proprio né cagato né risposto, non puoi cancellare una mod se decidi di cancellarla, non puoi cancellare una foto, non puoi fare niente, quindi mi sono trovato male anche su Motab OS, penso proprio che non userò più nemmeno Motab OS. Comunque questo, ragazzi, è il mio pack, per chi volesse scaricarlo, New Holland TX Series, che appunto come vedete contiene la TX30, la TX32, 34, 36, con le varie configurazioni motore e le varie configurazioni serbatoio. Dice non è abbastanza, non so che ci dovevo mettere più, non lo so, una scimmietta che ballava sopra, non lo so che ci devo mettere, non lo so. Poi ragazzi, andando avanti sul Motab OS, abbiamo delle mod di cui ho già fatto il test pod, ad esempio la classe Jaguar 800 pack, questo è un bel pack ragazzi, che io, se amate la classe, se amate la Jaguar, è un bel pack che vi consiglio di scaricare, tra cui ci ho fatto anche un test mod, ve lo lascio qui nel box informativo nella i. Abbiamo tutta la serie 800 della Jaguar con le relative lame eccetera eccetera, tutto funziona bene, tutto configurabile, tutto alla grande, una mod ragazzi che vi consiglio. Altra mod che vi consiglio di un modder italiano, di STV Modding, ho fatto anche di questa il test mod che vi lascio qui nella i, l'ho fatto proprio ieri ragazzi, la Class Jaguar 900, che insieme diciamo a quell'altra va insomma ad integrarsi, a completare il pack, visto che comunque anche le lame dell'altra sono praticamente compatibili con questa, anche questa perfetta, bellissima, fatta benissimo, quindi vela consiglio. Poi c'è stato un update del Kurzplay ragazzi, quindi c'è il Kurzplay che io vi ricordo ancora è in versione beta, quindi potrebbe darvi problemi, potrebbe dare crash, potrebbe dare incompatibilità con alcune mod. È inutile che qualcuno mi scrive sempre io lo uso, a me funziona benissimo. Certo, non ho detto che lo dà sempre, tu potresti essere l'eccezione, però qualcuno, più di qualcuno, mi ha scritto che il Crossplay ha dato dei bug e cose varie, quindi come vi può funzionare, come non vi può funzionare, dipende appunto dalle altre mod che avete, dalla mappa che giocate, insomma dipende da tante variabili, quindi scaricatelo, usatelo, ma fatevi sempre un bel backup del salvataggio. Un altro update è stato quello della e-vehicle extension, altra mod che rende gli operai diciamo un po' meno stupidini, quindi vi segnalo anche questa. E poi è uscita una mod geo della Germania, io non so sinceramente come sia fatta perché non l'ho provata, però l'ho scaricata, la voglio provare sulla mappa Old Stream, sulla mia carriera sulla Old Stream, perché come vedete si avvicina un po' più a casa nostra come temperature, e soprattutto preferisco i momenti di semina e di raccolta, li preferisco, come ad esempio il grano nella season di default si può trebbiare solo quasi a fine primavera, ma perché qua da noi ci sono zone che lo trebbiano già a fine maggio, inizio giugno, quindi come vedete qui hanno sistemato, hanno fatto le varie cose, hanno sbloccato il cotone, quindi insomma di migliorie ne hanno fatte, quindi adesso la provo anch'io, proviamo questa GeoMod Germany in attesa che qualche modder italiano ci faccia il miracolo e ci faccia uscire la mod Geo Italy, fate il miracolo modder. Poi ragazzi, usciamo totalmente dal Motab OS e voglio segnalarvi il forum di LS Mod Company, il sito, appunto sono i creatori della Global Company, perché comincia ad uscire la robina per la Global Company. Come avevo detto un paio di mod news fa, la Global Company da sola praticamente è una cosa che non porta niente al gioco se la installate senza altre mod, no? Quindi finché i modder non faranno uscire mod che funzioneranno con la Global Company, ho detto che insomma la Global Company ci servirà poco a niente. Invece per fortuna stanno uscendo le mod che appunto io a cui io facevo riferimento, e per fortuna i modder si stanno dando da fare, quindi ragazzi sul sito di LS Mod Company c'è un'enorme collezione diciamo delle mod che usciranno piano piano, che sono uscite, che usciranno, che stanno per uscire, che si vanno ad integrare
alla Global Company. Quindi io vi metto in descrizione anche questa pagina qua, in modo che voi potete andare a vedere le moddine compatibili con la Global Company. Quelle più utili di tutte adesso ve le faccio vedere. Allora, queste sono le segherie posizionabili, di cui ho fatto anche un test mod, ragazzi, e ve lo lascio qua in sulla lettera I, che praticamente accettano paglia cippato, paglia o cippato e legna, e producono assi di legno e pallet di legno. Poi, ragazzi, ci sono questi storage per le balle che io sto già usando nella Old Stream. Chi segue le mie live su Twitch le ha già viste. Praticamente sono un po' come era sull'Off Bergama sul 17, no? Sono questi autocaricanti, dei posizionabili autocaricanti, che voi ci mettete le balle, loro li stoccano automaticamente, e poi quando vi servono andate a selezionare quante balle volete che vi sputa fuori e ve le disputa fuori. Ovviamente le balle qua sotto stanno al sicuro anche per quanto riguarda la Season, quindi Season compatibile, tutto a posto. Veramente veramente carino, ve lo consiglio. Poi un'altra produzione che potete scaricare e usare con la vostra Global Company è appunto la produzione di biodiesel, ragazzi. Questa qui accetta la colza e mi sembra i girasoli, e produce diesel. Quindi, ragazzi, un'altra bella moddina, eccola qua, guardate, un'altra bella moddina da usare con la vostra Global Company. Niente 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 male, eccola qua. E poi abbiamo due feed mixer, una per le mucche e una per i maiali. Vedete, fatta veramente bene, molto carina. Io vi consiglio di scaricarla perché al momento è veramente la più bella che sia uscita, secondo me. Guardate, guardate che spettacoletto, accetta sia balle che roba sciolta, veramente veramente bella. E poi c'è quella dei maiali, anche quella dei maiali, come vedete, non è affatto male. Veramente, voglio dire, LS Mod Company, ragazzi, è sinonimo di qualità, non si può dire niente. Eccola qua, quindi cosettina dei maiali e cosettina sta per mixer delle mucche, ragazzi. Che vi posso dire in più? Niente, ragazzi, questo è tutto quello che questa settimana ci ha portato. Adesso in questa settimana ci sarà il Gamescom, vediamo un po' quali goduelle, quali annunci faranno i signori Giants, se annunceranno Farming Simulator 20 per telefono, chi lo sa. Vedremo un attimino. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per stare sempre aggiornati sul mondo di farming. State sicuri che appena c'è una novità io vi informerò. Quindi questo vale anche per le solite domande: uscirà questo per console, uscirà la Sisio, quando uscirà? Insomma, voi state sul mio canale, che se esce qualcosa state tranquilli che io ve lo dirò. Vi ricordo, in descrizione ci sono tutti i miei social, il link per diventare abbonati. E a proposito di abbonati, vi ricordo che trovate il link per Twitch. Adesso ci si può abbonare anche a Twitch, e se voi avete Amazon Prime vi potete abbonare al mio Twitch gratuitamente ogni mese. Quindi, ragazzi, vi ho detto tutto. Social, Discord, venite su Discord, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!